Allora, il direttore sportivo Vito Manna è al Forio, una domenica di relax, possiamo definirla così, per i biancoverdi. Il San Giorgio non arriva allo stadio Calise, non si gioca. Ti chiedo subito un commento sull'evento, se c'è la possibilità di ottenere 3 punti a tavolino, oppure se pensi che questa gara verrà ripetuta. Guarda, purtroppo le condizioni meteo marine avverse da Napoli, purtroppo da Napoli sono state sospese tutte le corse. A 8.35 non partivano, loro volevano partire con quella nave lì, ma da Pozzuoli 8.10 e 9.40 erano regolari. Adesso non so se loro presenteranno una richiesta per rinviare la gara. Noi faremo le nostre controdeduzioni, poi vedremo, sarà il giudice sportivo a decidere. Fiducioso o pessimista? Fiducioso o pessimista, sono dei dati oggettivi, 8.10 e 9.40 partivano, noi 2 volte al mese andiamo a Napoli e ci informiamo prima quali siano le corse che portano in terraferma, così dovrebbero fare le squadre da terraferma prima di venire a Ischia. I collegamenti con la terraferma non sono stati interrotti, c'erano mezzi utili per raggiungere l'isola, 8.10 ripeto e 9.40. Quindi c'erano tutti i presupposti per giocare questa gara, poi non so, vedremo. Il Forio è stato impegnato in Coppa Italia, è un momento di grande impegno, di grande stress per i tuoi giovanotti. Oggi preferivi giocare, scendere in campo col San Giorgio perché era un momento positivo, la squadra aveva l'entusiasmo di aver sfiorato il turno in Coppa Italia, di aver fatto bene nel derby, oppure questa domenica di relax tutto sommato può fare anche comodo? No, sinceramente preferivo disputare la gara magari ottenere i 3 punti per il morale e per ripartire in campionato, perché mercoledì abbiamo superato il turno, però comunque siamo usciti sconfitti da Cavano. Il morale è buono per il passaggio del turno, però siamo alla ricerca ancora dei 3 punti in campionato e oggi, stamattina, questo è il nostro obiettivo, anche perché poi ci saranno 2 trasferte insidiose di seguito e quindi il cammino è difficile nelle prossime domeniche, quindi oggi era l'occasione per rimettere punti in cascina per la nostra salvezza. Poi siamo pronti per sabato prossimo, a questo punto iniziamo a preparare la partita con il Gladiator. Il presidente Schiano nel discorso ha parlato di un possibile regalo, di una possibile sorpresa per Natale. Il mese di dicembre si avvicina, tu sei addetto al mercato, ti stai già muovendo, prevedi novità di rilievo oppure è presto per parlare di calciomercato? No, penso che ad oggi è presto, ma la rosa penso sia vada bene così, non abbiamo bisogno di grossi sconvolgimenti, poi si sa, non si può mai sapere quello che succede quando si apre la finestra di mercato, però in linea di massima la rosa penso resterà questa.